so. È stato lui. È stato lui, la mascherina gli ha offuscato la mente e ha sentito il telefono. Scusate, ci siete ancora? Siete ancora qui? Dove vuoi che siano? Sono andati via. Ah, non li vedo. Sei su quello giusto? Credo di sì. Ci siete, ragazzi, amici, amiche? Ci siete ancora? Se mi batti un colpo, ero... Qualcuno mi dia un segnale, sono ancora sulla pagina Alessandra Spisni su Pianeta Terra, perché la Bertusanza qui presente mi ha spento il telefono mentre facevamo il portafoglio di tacchino. Ci sarebbe la Spisni pronta? Ah, ma non so, vediamo bene se sia nel posto solito, perché magari è andata a essere collegata con qualcun altro. Adesso. Ma allora, la Stefania era collegata perfettamente, ecco, grazie Monica, buongiorno. È lui, guardate, lo ma sguardo perfido. Stavo facendo la ricetta, mi ha spento tutto. Eh? Ah, bentornati, eravamo qua. Eravamo rimasti, avevo messo un goccettino di burro appena buttata il portafoglio e nel frattempo che aspettavo voi si è sciolto. Ho dovuto spegnere e togliere il gas perché altrimenti avevamo tutto nero, idrogenico. Ci ho messo il burro crudo, sì, ce l'ho messo solo perché va stritto nello strutto perché tiene la temperatura di più, però poi il sapore del burro a me piace, allora ce l'ho messo. Poi anche non metto il dimenticato, ma ci sta proprio. Adesso vediamo che speriamo che si finisca di cuocere fino dentro, vedi perché lo tolgo, perché altrimenti facevano tutto così. Allora, era successo nella puntata precedente, ragazzi, che aveva preparato con delle fettine di tacchino riempite di prosciutto cotto e formaggio, poi le ha impanate nella farina e nel batoccio con la panna, un uovo e un po' di sale. E noce moscata. E noce moscata. Ah, caspita Rucchia, anche il parmigiano avevi messo questa quantità. Quindi, ripeto, sulla fettina c'era prima di tutto il parmigiano, poi il prosciutto cotto, il formaggio, poi ha chiuso e l'ha imbatocciato prima nella farina, poi nell'uovo con la panna e poi nel pan grattato. Ha fritto il tutto nello strutto. Quando ha fritto la prima faccia, ha girato e ci ha messo un pezzettino di burro. Ho detto bene, Spisni? Perfetto, proprio così. Ho vinto qualche cosa? No. Ah. Però hai detto bene. Io penso proprio che a questo punto, una volta dorato anche sull'altro verso, dovrebbe essere cotto. Anche perché sento che comincia a friggere, può darsi che qualche pezzetto di formaggio si sciolga. Adesso li tiro via, li andiamo ad assaggiare e vi saluto a tutti fino alla prossima. Ciao, ci vediamo martedì 11:30.